Salve a tutti, benvenuti. Come vedete, qui ho questa scatola molto grande. Questo è il mio ultimo acquisto. Come sapete, io aspetto, prima di tutto un po' di mistero. Cosa conterrà questa scatola così grande? Questo è il mio ultimo acquisto, come ripeto. Ripeto, mistero, mistero. Va bene, ve lo dico. Allora, come sapete, io sono un patito e un collezionista soprattutto di orologi. E come sapete, io non sono una persona ricca, anzi, però possiedo dei Rolex, dei Longines, dei Rado e altre marche. Con tutto che sono una persona che non è ricca per niente, anzi, non sono povero, ma neanche, si può dire neanche benestante. Eppure possiedo tutta una grossa collezione di orologi. Se avete visto i miei precedenti video lo potete capire. Potrete pensare, dice, come fa questo qui ad avere così tanti orologi di così grosse marche, di così di grande lusso, senza essere ricco? Perché è chiaro, un Rolex nuovo lo sapete bene voi, anche voi quanto costa, per dire. Ovviamente qui dentro non c'è un Rolex, mettiamolo bene in chiaro. Bene, se avete guardato i miei precedenti video, io vi ho spiegato come comprare orologi di gran lusso a prezzi stratosferici, direi, a prezzi competitivi, a prezzi stracciatissimi, tutti originali, si intende, io non compro orologi copie. Quindi guardate i miei precedenti video, quelli sulla mia collezione e quello su cui, il video su cui vi do i consigli per capire come faccio io ad avere tutti questi orologi senza e comprarli senza spendere una fortuna, anzi. Guarda, io vi dico una cosa, un Rolex d'oro massiccio, con poche centinaia di euro lo potete acquistare, tutto originale, ecco. Poi se guardate i miei precedenti video lo capirete meglio. Bene, scusate se esco dall'inquadratura, comunque adesso vi mostro il mio ultimo acquisto. Non vi dirò il prezzo, ma lo capirete guardando l'orologio, che è un orologio super costoso. Quindi qui c'è un orologio. Allora, apriamo, togliamo questa copertura. Già la scatola, si vede che dalla scatola che, insomma, la scatola è molto grande. Questa è la scatola, un po' anonima direi, comunque, sì, bella. Allora, apriamo il contenuto. Apriamo la scatola. Allora, questa è la scatola. Abbiamo, prima di mostrarvi l'orologio, abbiamo, ecco, questa è la marca. E questo è l'orologio. No, è il nome dell'orologio. Questa è la marca. Allora, qui abbiamo il libretto, qui abbiamo il cartoncino che ci dice che siamo membri del club, dell'Elite Club. Qui abbiamo anche una carta metallizzata, diciamo plastificata. Qui invece in questo libretto c'è la storia, cioè qui in questo libretto c'è la storia dell'orologio e di tutti gli orologi della marca, di questa marca, del fondatore, eccetera, eccetera. Ecco, qui possiamo vedere la costruzione dell'orologio. Allora, questo orologio è ovviamente un orologio svizzero, una marca Dietrich, scritto Dietrich con la H. Questo Dietrich
È un designer, Emmanuel Dietrich, è un designer francese che si è trasferito in Svizzera per costruire orologi. Sono orologi molto particolari e molto costosi. Inseriamo il libretto al suo posto e vediamo cosa c'è qui. Allora, qui intanto abbiamo un cinturino di ricambio che non è in pelle, ovviamente marcato. Poi ho visto che alcuni hanno anche cinturini colorati, ma comunque io nella scatola ho trovato questo cinturino di ricambio. Come vi dicevo, è un orologio molto particolare, oltre che molto costoso. Allora, questo è l'orologio nella sua confezione, spero si veda. Bene, apriamo la confezione. Adesso, scusate, faccio tutto live senza tagli, cose. Ecco. Qui troviamo l'orologio. Era un po' fermo da tempo, un po' da qualche tempo che è fermo, ho fatto ripartire. Questo spero si veda in camera. Questo è l'orologio, un Dietrich Organic Time OT1. È il primo della serie, poi arrivavano OT2, OT3, OT4, eccetera. Questo video è stato creato da Emmanuel Dietrich, un designer francese trasferitosi in Svizzera. Questo è il retro dell'orologio. Come potete vedere, ha un cinturino molto particolare, anche come si inserisce. Vi faccio vedere se si riesce, che è un po' duro, molto duro. Comunque, ecco, così poi si tira, inserisce, poi si tira e si inserisce la cinturino. Qui troviamo il marchio, cinturino ovviamente in pelle. Ho letto, dove lo dico comunque, questo lo metto fuori di camera, ecco, così si dovrebbe vedere bene. Questo è l'orologio, un Dietrich o Dietrich, comunque Dietrich OT1. Molto pesante. Questa è la sua scatola, ve la faccio vedere, che contiene lo spazio per l'orologio, il cinturino di ricambio e il libro. Bene, vi faccio rivedere un attimo l'orologio. Allora, questo orologio, praticamente, questo designer francese trasferitosi in Svizzera, come ripeto, si è per la costruzione dei suoi orologi. Ah sì, no, tutto ok. Allora, si è ispirato alla natura. Infatti, se guardate nel quadrante, ci sono richiami alla natura. Dunque, ecco, si è ispirato alla natura. Infatti si chiama Organic Time, la linea. Gli orologi, sempre sporcizia si accumula in queste cose. Allora, si è ispirato, come dicevo, alla natura. Poi adesso vi faccio vedere, questo era il mio orologio, vi faccio vedere tutta la linea di quegli orologi Dietrich. Qui ne possiamo trovare. Allora, qui prendiamo questo cartoncino, mettiamo qui. Vi faccio vedere, ecco, questo è il designer, scusate, designer francese che ha creato questi orologi. Riesco a farvi vedere, ecco, questa è la linea invece. Questa invece è la linea degli orologi Dietrich.
e quello mio è questo qui, quello che ho acquistato io. Bene. Qui possiamo vedere tutti i vari componenti dell'orologio. Poi guardando, ecco, infatti, ecco qui si può leggere Dietrich Svizzera. Poi guardando sul sito della Dietrich ho scoperto che è possibile anche ordinare orologi con diamanti o personalizzati, ma già sono molto costosi questi qui, figuriamoci quelli con diamanti o personalizzati. Comunque, ecco, qui interrompo, qui chiudo, vi faccio un'altra volta vedere questo orologio, lo metto a favore di camera, ovviamente tutto originale. L'unica cosa che ho trovato un po' scomoda è il sistema del cinturino che va infilato prima qui, poi dopo da di qua è tirato, ma il passaggio qui l'ho trovato un po' stretto, non so se è il mio di orologio, ma comunque. Ho letto su vari forum, ecco, dico questo, poi concludo. Ho letto su vari forum di parecchie critiche a questi orologi, perché è chiaro che possono piacere o non piacere, perché non c'è, dice, perché una mezza via, perché hanno un design molto particolare, una costruzione molto particolare, materiali molto particolari, e quindi devono trovare proprio l'estimatore. Non sono orologi che possono coprire una vasta scala di popolazione, insomma, ecco. Ad esempio un Rolex piace, poi è un orologio che piace a tutti. Invece questo bisogna trovare un estimatore come mi è piaciuto molto. Poi un'altra critica che ho letto sui forum che fanno a questa Dietrich è perché praticamente il meccanismo non è un meccanismo proprietario, ma è un meccanismo giapponese. L'orologio monta un meccanismo giapponese, certo il miglior meccanismo giapponese, si intende, però non monta un meccanismo giapponese così come uscito dalla fabbrica in Giappone, monta un meccanismo giapponese modificato, ovviamente, perché Emanuel Dietrich, prima di tutto, è un designer. Non è un artigiano orologiaio, è un designer, quindi compra i meccanismi giapponesi, il miglior meccanismo giapponese, e poi ovviamente, cioè, cioè, comunque non è montato così originale come esce, ma è un meccanismo giapponese, adesso non so dirvi quale sia, è un meccanismo giapponese modificato. Comunque, se pensiamo, lo stesso Daytona della Rolex. I modelli più recenti montano meccanismi Rolex, ma i Daytona, quando sono negli anni in cui sono diventati gli orologi più famosi, cioè quando il Daytona è diventato l'orologio più famoso, il più desiderato, eccetera, comunque non montava meccanismi Rolex, ma montava meccanismi Zenith. Infatti molti compravano lo Zenith, il Primero, che montava lo stesso meccanismo Rolex, ma che montava la Rolex. Ma comunque anche io ho visto come fa, l'ho visto dentro un meccanismo Zenith, del Zenith montato su Rolex. Comunque sia, è il meccanismo che la Rolex per alcuni anni ha comprato dalla Zenith. Comunque poi per montarlo sul Daytona l'ha modificato, quindi era un meccanismo modificato. Lo stesso fa Dietrich, compra i meccanismi, poi li modifica per adattare l'orologio, quindi sono meccanismi modificati. Lo stesso cosa ha fatto Rolex, certo, Rolex magari ha comprato
meccanismi migliori rispetto a questi contenuti, a questo meccanismo contenuto in questo orologio, chiaro. Infatti il Daytona è sempre un orologio che è costato tantissimo, questo sì, è un orologio molto costoso, costa ben molto più di 1000 euro, certo, però non arriva agli stessi prezzi di un Rolex nuovo, è chiaro. Bene, questo era il mio acquisto, spero vi sia piaciuto. Vi ripeto, marca e il nome dell'orologio. Quindi, Dietrich Organic Time OT1. Spero vi sia piaciuto questo video. Comunque, questo era il mio ultimo acquisto. Scusate, questo era il mio ultimo acquisto. E vi ripeto di guardare i miei precedenti video sulla mia collezione di orologi e sui consigli che vi do, perché così potete anche voi comprare Rolex, Longines, Rado, Patek Philippe, Cartier, orologi a prezzi stracciatissimi, tutti originali. Certo, non sono orologi, io non vi do consigli per comprare orologi nuovi, vi do consigli per comprare orologi o vintage o usati, ma comunque, come dico nei miei video precedenti, comunque sia sempre chi compra un Rolex, è difficilmente che compra un Rolex per rovinarlo. Quindi anche se sempre comprate un Rolex vintage o usato, lo troverete o come nuovo o pari, insomma, o quasi nuovo, ecco. Bene. Grazie, spero questo video vi sia piaciuto, io come ripeto sempre non taglio, non cucio, non faccio niente ai miei video, pingo stop e carico, quindi nella più semplicità dico quello che sempre, dico sempre quello che penso, scusate se ogni tanto balbetto pure perché non è che non sono abituato a fare video, lo faccio con un telefonino, non è che vedo youtubers con telecamere da migliaia e migliaia di euro, no. Io ho il mio telefonino, faccio il video, tanto è comunque in full HD, volendo lo potrei fare addirittura in 4K, quindi mi accontento del mio telefonino. Se male non rifai video. Ecco, quindi questo era il mio ultimo acquisto di orologi. Poi se guardate, c'è anche un altro video che vi consiglio di guardare tra i tanti che ho fatto. Sull'acquisto che ho fatto, il mio ultimo acquisto Ferrari, perché precedentemente, prima di comprare questo orologio, ho comprato anche un orologio Ferrari. Grazie. Ah, sì, grazie. Fine. Volevo dire, spero vi sia piaciuto questo video. Lasciate qualche commento, mi piace. E al prossimo video. Non mi raccomando. Non soffermatevi solo su questo video, guardate anche tutti gli altri che ho fatto, grazie.